Salve a tutti, benvenuti sul canale di Infodit. In questo video vediamo come si trova, si crea l'asse di un segmento e poter ricavare anche il suo punto medio. Poi vediamo anche come possiamo ricavare le coordinate di questo punto. Dopo aver disegnato un segmento, usiamo il comando della circonferenza, quindi un foglio di segno possiamo usare anche il compasso. Costruiamo due circonferenze, una che parte da A e che ha il raggio come lunghezza B, e un altro che parte da B e che ha la stessa lunghezza di AB. Quindi facciamo la prima circonferenza e vediamo quindi che il raggio ha la lunghezza uguale al segmento AB. Facciamo la stessa cosa in B e tracciamo l'altra circonferenza. A questo punto abbiamo trovato due punti. Questi due punti, che l'intersezione delle due circonferenze, sono i punti dell'asse del segmento, della retta che taglia il segmento in due parti uguali e che forma con esso quattro angoli di 90 gradi. Quindi ci basterà fare segmento, cliccare qui, che automaticamente il programma capisce che cerchiamo il punto di intersezione fino a qui. A questo punto, se noi clicchiamo qui su altri, come ho fatto, e clicchiamo su dove c'è scritto quindi intersezione, ricaveremo il punto medio. In questo caso viene chiamato E. Un'altra cosa, questo programma ha proprio il comando asse di un segmento. Infatti, se noi facciamo in questo modo, ci clicchiamo, vediamo che è veramente l'asse del nostro segmento. A questo punto nascondiamo tutto quello che abbiamo fatto e lasciamo soltanto il punto medio. Il punto è come si ricavano le sue coordinate nel piano cartesiano? Mostriamo gli assi. Diciamo, soltanto per una sorta di, se vediamo se si può fare, spostiamo il segmento un po' più avanti. Così, per sapere le coordinate di un segmento, intanto possiamo anche mettere le griglie, così noi mettiamo, io voglio fare semplicemente questo parcheggiamento. Facciamo in modo che il punto A coincide con i punti 4 dell'ascissa 2y e la B 14 e 4, però vorrei fare anche in modo che la E sia 4 e 8, così ora possiamo verificare che le cose coincidono, quindi 12 e 6. Vediamo un attimo se 4 e 2, perfetto. B 12 e 6 ed E. Non ha una coordinata perché eccolo qua. Basta mettere il valore, possiamo vedere che è 8 e 4. Ora, poniamo il caso che noi non sappiamo le coordinate di questi punti. Come si fa? O perlomeno sappiamo le coordinate dei punti A e B perché le abbiamo determinate noi. Per
colori ordinate punto E, possiamo fare un procedimento molto semplice. Dobbiamo proiettare i punti del segmento sulle assi del piano cartesiano. Sto facendo semplicemente retta perpendicolare, seleziono uno dei due assi e automaticamente, inserendolo sul punto appropriato, ecco qua, abbiamo le varie proiezioni. Quindi noi abbiamo questo punto, questo punto e questo punto, questo punto, questo punto e questo punto. Per 1, 2 e 3, per semplicemente una visione visiva, tolgo queste rette e formo qui le proiezioni. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, perché stiamo facendo questo? È molto semplice. Secondo il teorema di Talete, avendo delle rette parallele tra di loro, che sono tagliate da una trasversale, i segmenti formati sono in proiezione tra di loro, cioè se AE è uguale a EB, anche le loro proiezioni ortogonali sono uguali. Questo significa che il segmento FG è uguale al segmento CH. Quindi noi sappiamo che FH è uguale a, lo scriviamo per una sorta di comodità, FH è uguale a FG più GH. In maniera molto semplice, dato che vogliamo ricavare, anzi, giusto, la lunghezza FG adesso però modifichiamo le lettere indicate sotto in modo di avere le indicazioni più chiare. Quindi il punto 4 lo chiameremo, usando la formula matematiche, x di a. Ottimo. Senza latex. Perfetto, senza serif, x di a, lo facciamo un po' più grande per visualizzazione, perfetto, duplichiamo x di a e abbiamo x di m, duplichiamo. E abbiamo x di b. Questo ci permette di calcolare
Perfetto. Quindi ricalcoliamo tutto da capo. Abbiamo AB, anzi abbiamo AM che è uguale a MB. Duplicandolo di nuovo. A questo punto vi consiglio di guardare anche l'articolo dedicato alla distanza tra due punti nel piano cartesiano, come si calcola, perché praticamente per conoscere la distanza x di A, x di m, basta fare l'ascissa di m, che va da 0 a 8, quindi 8, meno l'ascissa di A che è 4. Infatti 8 meno 4 fa 4 e infatti la lunghezza di questo segmento è 4. A questo punto possiamo quindi fare, scrivere semplicemente una cosa molto semplice. X di M meno X di A uguale a X di B meno x di m. Questa è un'equazione e per risolvere l'equazione bisogna portare i membri da un lato e gli altri membri dall'altro cambiando il disegno. Anche qui vi invito, chi vuole saperne di più, a leggere gli articoli dedicati alle equazioni in breve. X di m più x di m, eccolo qua, è uguale a x di a più x di b, in questo modo. X di m e x di m sono due binomi simili e quindi diventerà 2 volte xm. Perché 1 più 1 fa 2, mentre il monomio è come se fosse raccoglimento a fattore comune. Infine, per risolvere la formula, come nei problemi di geometria, il 2 viene portato all'altro membro e passa al denominatore. Riportiamo tutto in linea di frazione e mettiamo al numeratore x di a più x di b, al denominatore 2. Ed ecco trovata la formula di ricavare il punto x del punto, la coordinata x del punto medio. Per fare la coordinata y del punto medio bisogna ovviamente rifare lo stesso procedimento, solo che invece delle coordinate x bisogna usare le coordinate y.
il video ti è piaciuto, vi invito a se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a mettere mi piace nel video e iscrivervi al mio canale.